Sua figlia Makiko ha detto: «Mio padre ha intrapreso un viaggio verso il mare delle stelle. Penso che abbia avuto una vita felice, pensando di continuare a disegnare storie come artista di manga. È una bella immagine, serena e consolatoria, proprio come un bagliore nel buio, come quando ripensiamo al fatto che un maestro come Leiji Matsumoto, scomparso qualche settimana fa, rimarrà sempre con noi grazie ai suoi personaggi, dallo spirito libero. Sì, perché il sensei giapponese è stato il papà di Galaxy Express 999, dell'iconico Capitan Harlock, di Star Blazers e aveva anche supervisionato diversi video animati dei Daft Punk, come il celebre One More Time». La sua poetica, impregnata di malinconia, includeva spesso temi contro la guerra, trame emotive e la libertà come costante, sempre in sottofondo. Ci siamo presi un po' di tempo per elaborare la perdita di Matsumoto e riflettere su cosa rimane del suo immaginario, come polvere di stelle che rimane nel cielo. E allora questo è il nostro piccolo tributo. Nato nel 1938 nella città sud-occidentale di Kurume, Matsumoto aveva solo 15 anni quando il suo lavoro d'esordio, Honey Bee's Adventures, fu pubblicato su una rivista di manga. Dopo aver terminato il liceo, si è trasferito a Tokyo per inseguire il suo sogno di diventare un artista professionista. Matsumoto però fu molto segnato dalla Seconda Guerra Mondiale, finita quando il nostro aveva già 7 anni. Infatti ha spesso confessato che il suo lavoro è stato molto influenzato dal suo desiderio che le persone non sperimentassero la guerra e che vivessero per rendere migliore il pianeta Terra. Una volta infatti disse: «Gli esseri umani dovrebbero compiere sforzi per proteggere tutte le creature viventi e la natura sulla Terra». Ma veniamo alla sua creazione più conosciuta. Veniamo a Capitan Harlock. L'anime andò in onda per la prima volta in Italia il 9 aprile del 1979. Il pirata spaziale, frutto della sognante fantasia di Matsumoto, lo ha reso uno degli autori giapponesi più prolifici e amati di tutti i tempi. La sua storia è ambientata nell'anno 2977, portando alla scoperta di un nuovo tipo di fantascienza, che sì era molto romantica, ma anche densa di significati. Però ricordiamolo sempre, il viaggio che coinvolge questo personaggio era iniziato molto tempo prima. Le radici di Harlock infatti si ritrovano nel distopico e cupo Galaxy Express 999, anime tratto dall'omonimo manga. Il Galaxy Express 999 è il nome di un treno spaziale che arriva sulla Terra soltanto una volta all'anno. La storia è ambientata in un futuro high-tech spaziale, in cui gli umani hanno imparato a trasferire le loro menti, ma non le loro emozioni, in corpi meccanici, raggiungendo così l'immortalità e in alcuni casi anche l'immoralità. L'ispirazione di Matsumoto nacque da una semplice immagine. Immaginò un treno a vapore che attraversava le stelle, proprio come nel romanzo Una notte sulla ferrovia galattica di Kenji Miyazawa. Ma torniamo a Capitan Harlock, al personaggio che ha fatto sognare almeno un paio di generazioni. Harlock, infatti, è stato creato per idealizzare un self-made man, ovvero uno capace di realizzarsi da solo. Ma è anche un simbolo di ribellione e di libertà che decide di volare nello spazio infinito e non accetta di vivere un'esistenza inutile sulla Terra, pur amandola con tutto se stesso. Con il suo volto misterioso, segnato da una cicatrice e da un occhio bendato, il pirata spaziale incarna in sé l'ideale dell'eroe romantico, riletto però attraverso l'etica del Bushido, ovvero il codice d'onore dei samurai. E questo è stato sicuramente uno dei punti di forza che è riuscito a unire sotto il suo stendardo milioni di persone, tra Oriente e Occidente. Più di 150 dei suoi manga raccontano la tragedia della guerra. E una volta, infatti, lo stesso Matsumoto ha detto di essere stato ispirato da suo padre, che era stato pilota d'élite dell'esercito e gli aveva insegnato che la guerra non dovrebbe mai essere combattuta, perché distrugge sempre il tuo futuro. Zack Davison, ovvero uno scrittore californiano che ha tradotto gran parte del lavoro di Matsumoto, ha dichiarato su Twitter che, con la sua morte, il mondo ha perso un gigante assoluto. E ha aggiunto anche una cosa molto, molto bella, ovvero che la rappresentazione di Matsumoto di ragazzi giovani ed emotivamente vulnerabili ha mostrato a tutti che era giusto sempre e comunque provare sentimenti. Sì, perché c'era un'immensa tristezza nelle sue opere, una grandiosità quasi silenziosa che non si vedeva da nessun'altra parte. Il tutto racchiuso in immagini potenti che erano ugualmente mitologiche e futuristiche. E così se ne va un artista che ci ha ricordato quanto sia importante alzare sempre lo sguardo e trovare l'avventura anche nello spazio. Grazie, Sensei. Ci si rivede tra le stelle.